questi giorni è uscita fuori una clamorosa notizia, una clamorosa indiscrezione sulla Juventus, che è una Juventus che ha molti giocatori da piazzare, ha anche dei rinforzi e vuole sfruttare, soprattutto con Giuntoli, questa opportunità. Si sta creando uno scenario molto interessante di mercato, andiamolo a scoprire oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, per essere sempre costantemente aggiornati sulla notizia della Juventus, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportarci in maniera del tutto gratuita. Non ci sono costi aggiuntivi, non c'è nessun tipo di abbonamento da fare, dove semplicemente iscrivi. Altra cosa molto importante, qui sotto in descrizione io vi lascio appunto il link del nostro secondo canale ufficiale FC Media TV. Qua trovate tanti aggiornamenti su altre novità di mercato, quindi iscrivetevi anche lì, attivate la campanella anche lì e lasciate like anche a quel tipo di contenuto. Video sicuramente più rapidi, quindi se vi va lì trovate tutto. Allora andiamo alla notizia, perché c'è una Juventus che inevitabilmente si guarda intorno rispetto a quello che è la situazione del mercato e chiaramente sta pensando anche a qualche soluzione alternativa per il mercato. Ricordiamoci che ci sono quei tre famosi centrocampisti da piazzare. Abbiamo parlato di McKennie, di Arthur e di Zaccaria. Se con Arthur e Zaccaria si guarda in direzione Premier, con Zaccaria il più facile da vendere, attenzione all'indiscrezione, sta uscendo oggi e in questi giorni su Weston McKennie. Perché Weston McKennie è un giocatore che ha mercato in Premier League, ma attenzione anche all'Italia. Perché sta uscendo una clamorosa, è uscita una clamorosa indiscrezione in ottica mercato su una Juventus che sta cercando di piazzarlo sfruttando un fattore. Anzi, un fattore decisamente importante, quello relativo alle nuove, ai nuovi proprietari in Italia. Come ad esempio quello del Milan, una proprietà americana che sta puntando su giocatori americani. Ecco la Juventus che guarda con attenzione questo tipo di situazione, ed è ad esempio il Milan che sta cercando con attenzione questo tipo di giocatore. Ad esempio sta puntando su Pulisic, non tanto perché è un giocatore forte, ma soprattutto perché è americano, e in questo, nel 2023, questi sono aspetti che le nuove società attenzionano un poco per rilanciare il calcio americano, portare il proprio prodotto in Italia e viceversa. Ecco, una società americana che punta a Pulisic è una società che guarda con attenzione questo tipo di aspetti. Ha guardato anche altri calciatori americani. Chiaramente la Juventus sfrutta questo aspetto per andare a fare che cosa? A offrire Weston McKennie al Milan. Ma non si parla di una cessione a titolo definitivo, o meglio, di una cessione con introiti. Sapendo che il Milan non può spendere chissà quanto, ha cominciato a proporre una serie di scambi. E parliamone, perché anche da questo punto di vista la Juventus può sfruttare, punto primo, la situazione legata alla nazionalità di McKennie, e quindi offrirlo al Milan. Punto secondo, vuole sfruttare il fatto che il Milan sì ha preso Loftus-Cheek al posto di Tonali, ma ricordiamoci anche che il Milan ha anche l'infortunio di Bennacer, che rimarrà fuori praticamente fino all'anno prossimo, e quindi il Milan ha necessità di rinforzare il centrocampo, perché ha perso Tonali, ha perso Bennacer fino al prossimo anno per infortunio, ma ha perso anche Brahim Diaz, giocatore che è sulla tre quarti, un giocatore che ha fatto veramente la differenza quest'anno, è tornato, ricordiamocelo, dal prestito al Real Madrid, è tornato proprio ai Blancos. Quindi il Milan potrebbe vedere in McKennie una doppia interessante, tripla mi verrebbe a dire. Primo, perché è americano, e quindi da quel punto di vista a livello marketing e quant'altro sarebbe un'ottima situazione. Punto secondo, perché può fare il giocatore che si mette in una linea 3 a centrocampo, in un ipotetico 4-3, lui può farti la mezzala tranquillamente. Ma se il Milan dovesse continuare con 4-2-3-1, se tu metti davanti la difesa, non so, Loftus-Cheek è un altro che può essere Bennacer quando rientra, può essere Pobega, può essere Krunic, McKennie alla Juventus ha fatto sia il trequartista ma anche il giocatore largo a destra. Ricordate quando Allegri lo ha sperimentato in quella zona di campo lì? Secondo me non con ottimi risultati, ma sulla tre quarti potrebbe essere un giocatore interessante, non tanto a livello di qualità come trequartista quanto come tempi di inserimento, e questo potrebbe interessare il Milan. Attenzione alle offerte e soprattutto alle proposte della Juventus. Perché? Intanto, come prima soluzione interessante, la Juventus avrebbe
parlato col Milan un'ipotesi scambio con Pierre Kalulu, difensore del Milan che si può adattare benissimo sia in una difesa 4 che in una difesa 3, quindi per la Juventus sarebbe perfetto sia in un ipotetico difesa 3 come braccetto di destra, sia in un'ipotetica difesa 4 sia come centrale, ma anche come terzino bloccato, perché Kalulu ha fatto in passato anche il terzino bloccato. È un difensore di 23 anni, McKennie ha 24, quindi da quel punto di vista sarebbero due giocatori che hanno valutazione simile, anche un'età simile, quindi ci potrebbe stare come scambio. Il Milan, che tra l'altro ha puntato forte su Chao, che è arrivato l'anno scorso, difensore centrale, che evidentemente ha qualcosa di importante, quindi il Milan potrebbe puntare forte su di lui, da mettere al fianco di Tomori. Ricordiamoci che ha Kiar, che è sempre un elemento importante a livello spogliatoio, ha Gabbia che rientra, ma soprattutto ha il ritorno anche di Caldara, che come alternativa in difesa potrebbe anche funzionare. Potrebbe sacrificare però Kalulu per andare incontro all'acquisto di un centrocampista che in questo momento serve, e adesso a fare un'operazione a zero. È per entrambi una situazione interessante, perché ovviamente si trova il rinforzo in difesa che serve e a centrocampo, ma attenzione, non è finita qua, perché l'altra idea interessante che ovviamente sta pensando, e questa sarebbe secondo me ancora più clamorosa, è quella di un ipotetico scambio di una Juventus che dà al Milan, potrebbe essere interessato a McKennie, la Juventus potrebbe prendere in squadra. È un'idea che francamente in questo momento sta circolando nel settore del calciomercato, di difficile realizzazione, ma che comunque ci stanno ragionando, se ne è fatta una chiacchierata, vedremo se verrà portata a compimento o meno. Un giocatore assolutamente svalorizzato, così come è stato svalorizzato McKennie, ma siccome la Juventus cerca un trequartista, aggiuntoli, sta venendo un po' l'idea di poter chiedere come merce di scambio Charles Dekeleer, giocatore che al Milan ha francamente deluso, che ha un contratto col Milan fino al 2027, è un ragazzo giovanissimo, perché parliamo di un ragazzo che ha appena 22 anni, quindi è un classe 2001, ma che è molto interessante, che ha fatto una stagione assolutamente fallimentare al Milan, perché la stagione di Charles Dekeleer è una stagione fallimentare, non ci sono altri termini per poter diciamo indicare la stagione del centrocampista belga al Milan, ma lo sappiamo, coi giovani bisogna anche avere un po' di pazienza, la pazienza che il Milan ad esempio ha avuto con Rafael Leao, che dopo due anni è esploso al Milan, la pazienza che ha avuto con Tonali, che infatti il primo anno lo prende, va male, lo riscatta comunque il secondo anno a 15 milioni, oggi abbiamo visto che Tonali va al Newcastle per 70 milioni. Se il Milan non avesse avuto quel tipo di coraggio, quel tipo di insistenza, quel tipo di trattativa nel credere fortemente in quel ragazzo, a quest'ora Tonali non avrebbe portato a casa nelle casse del Milan 70 milioni di euro. Quindi il Milan secondo me potrebbe pensare di puntarci ancora, però siccome non è scoccato quel rapporto importante tra Pioli e Charles Dekeleer, potrebbe essere lo stesso allenatore del Milan a dire: signori, Charles Dekeleer non fa per me. Ricordiamoci, il Milan aveva fatto una lista di 10 giocatori che potevano partire e Charles Dekeleer faceva parte di questi. Ecco, in questo tipo di ottica potrebbe risultare interessante. Sarà importante però il parere finale di Allegri, che sta cercando un trequartista. E attenzione, perché Dekeleer da questo punto di vista ha quella fisicità che alla Juventus potrebbe interessare. In prospettiva, vi dico che in prospettiva, tra McKennie e Dekeleer, io credo che Dekeleer abbia qualcosa in più di McKennie, e quindi non sarebbe male come operazione. Devo dire che mi ha deluso molto quest'anno al Milan, mi aspettavo un anno di adattamento ma non così forte, cioè Dekeleer sembrava veramente impacciato nelle prime partite, ma anche nelle ultime, mi verrebbe da dire, al Milan, quindi sarebbe un rischio, sarebbe veramente un rischio. Però chissà che magari in un contesto diverso, con quella Juventus, possa esplodere, anche perché io ho la percezione che questo ragazzo sia un ragazzo che caratterialmente non sia fortissimo, quindi ha bisogno di molta fiducia attorno a sé. Se la Juventus riuscisse a dare quel tipo di fiducia, potrebbe essere intrigante, ma chi lo sa, è una soluzione molto intrigante ma anche molto difficile. Però staremo a vedere, perché McKennie è un giocatore che verrà piazzato, e l'idea di poterlo dare alla società americana del Milan potrebbe intrigare. Voi cosa ne pensate? Fareste lo scambio McKennie Kalulu? Fareste lo scambio McKennie Dekeleer? Giusto darlo al Milan? McKennie? Ditemi la vostra, parliamone qui sotto nei commenti.